Passiamo a parlare di economia. Passiamo a sentire cosa ci dice nel suo saluto Armando Siri. Benvenuto Armando, salutiamolo! Grazie, grazie a tutti, grazie. Dunque, questa manifestazione porta un nome inequivocabile. Il nome è quello di Matteo Renzi, il Presidente del Consiglio, quindi è a lui che mi rivolgo. Signor Presidente del Consiglio, questa piazza oggi le vuole mandare un messaggio molto chiaro. Lei deve andare a casa perché un capo del governo lavora per il progresso, l'evoluzione e la prosperità del suo popolo. Lei invece lavora per la progressiva distruzione dello Stato democratico, per consegnarle i brandelli alle borse internazionali e agli organi sovranazionali a cui lei risponde. Signor Presidente del Consiglio, noi abbiamo un'idea diversa di lavoro e di economia. Lei ha un'idea di un popolo sempre più povero in fila per prendere il sussidio di Stato. Noi abbiamo l'idea di un popolo di donne e uomini sempre più ricchi grazie alla dignità di un lavoro. Un lavoro che non deve essere in concorrenza con qualche disperato che arriva qui e che è sempre pronto a lavorare per un euro in meno. Signor Presidente del Consiglio, noi abbiamo un'idea di fisco molto diversa dalla sua. Lei ha un'idea di fisco molto complicato, difficile, incomprensibile, dove tutti sono colpevoli fino a prova contraria. Noi abbiamo un'idea di fisco con una tassa unica, piatta, al 15% per tutti, semplice, comprensibile, dove tutti pagano e che faccia emergere i 414 miliardi di sommerso, signor Presidente del Consiglio, che non sono solo gli evasori, ma sono tutti coloro che se la cavano con un lavoro che lei chiama in nero, che se non ci fosse la gente si sparerebbe per strada. Se lo ricordi? Lei ha interesse a tenere un sistema fiscale difficile e incomprensibile perché vuole tutti in libertà provvisoria. Signor Presidente del Consiglio, lei è responsabile di 113.000 chiusure delle aziende nel 2014. Lei è responsabile delle città che stanno sempre di più assomigliando a cimiteri a cielo aperto, perché basta guardare le saracinesche dei nostri negozi e dei nostri commercianti nelle nostre città per accorgersi del risultato della sua politica economica. Lei, signor Presidente del Consiglio, ha fatto passare l'IMU agricola a quei poveri disperati che ancora stanno a coltivare le terre, gli scippa 350 milioni per darli alla Gestapo fiscale che si chiama Agenzia delle Entrate ed Equitalia. Signor Presidente del Consiglio, lei e i suoi predecessori avete obbligato i cittadini italiani ad avere un conto corrente per fare un favore ai vostri amici banchieri e tenerci tutti sotto controllo. Avete fatto 1800 leggi fiscali dove nessuno sa come raccapezzarsi. Il parrucchiere passa il tempo a compilare le scartoffie invece che a tagliare i capelli oggi. Avete e volete proporre la rottamazione delle sofferenze bancarie con i soldi pubblici, ma se date i soldi pubblici alle banche, allora che le banche siano pubbliche. Noi abbiamo un'idea diversa dalla sua. Noi abbiamo un'idea che uno Stato sovrano ha la propria moneta sovrana e non la prende in prestito dalla BCE pagando gli interessi, perché il debito pubblico non è altro che un insieme di interessi da cui non potremo mai venire fuori se non torneremo alla nostra sovranità monetaria. Signor Presidente del Consiglio, le mandiamo un messaggio chiaro. Qui c'è tutta l'Italia, da nord a sud, senza differenze, perché noi amiamo le diversità.
le divergenze del sistema. Signor Presidente del Consiglio, amici, noi siamo qui oggi, attenzione, per una cosa che deve essere chiarita. Noi non chiediamo l'aiuto degli italiani e non vi facciamo venire in piazza perché vogliamo andare all'opposizione. Noi vogliamo andare al governo del Paese. Abbiamo un candidato Presidente del Consiglio che si chiama Matteo Salvini. Abbiamo un'alternativa di governo e su questo vogliamo lavorare. Siamo qui e per tutte queste ragioni le diciamo vada a casa. Grazie.